Vangelo del giorno, venerdì 24 luglio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: «Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito, con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno». Nelle domeniche scorse abbiamo ascoltato prima la parabola del buon seminatore e poi la parabola del grano e della zizzania. La liturgia della parola di oggi ci fa ascoltare la spiegazione che Gesù fa ai discepoli della parabola del buon seminatore. Leggendo attentamente sia il racconto della parabola che della spiegazione, ciascuno di noi ha la possibilità di fare un attento e profondo esame di coscienza, non solo sulla qualità del terreno del suo cuore, ma anche sulla predisposizione che ciascuno di noi ha nell'accogliere il seme della parola di Dio e di farlo fruttificare. Non ci dobbiamo ingannare, non dobbiamo dire subito: il mio terreno è buono perché io sono credente, perché io credo nel Signore, perché io ho fede. Tutti i cristiani dicono di avere fede nel Signore, ma questa fede tradotta concretamente com'è? Che fede ha un cristiano che dice di amare il Signore ma non osserva i comandamenti? Che fede ha un cristiano che dice di credere nel Signore ma la domenica non santifica il giorno del Signore con la messa, non si ciba dell'Eucarestia, vive con il peccato mortale nel cuore senza accostarsi al sacramento della confessione, anzi dice e predica: io non ho peccati? Allora vedete che questa parabola e la spiegazione di essa che noi abbiamo ascoltato non è per gli altri, come ogni pagina di Vangelo non è per gli altri. Il Signore non parla agli altri, il Signore parla a me, anche a me che sono sacerdote, perché quel seme della parola di Dio deve cadere in un cuore sacerdotale e deve fruttificare in un cuore sacerdotale. Allora, chiediamoci oggi in questo giorno, facciamo un bell'esame di coscienza: la parola di Dio trova accoglienza in me? Quante volte dinanzi ad una pagina di Vangelo, anziché accoglierla, noi diciamo sì, però, ma il Signore capisce, comprende, il Signore sa che cosa voglio dire? Quanti ma e quante scuse poniamo dinanzi alla parola del Signore? Allora ci accorgiamo che molte volte la nostra adesione al Vangelo non è totale e soprattutto non è reale, non è sincera, non è fedele. Analizziamoci e comprenderemo il nostro cammino.